L'agguato agli immigrati preso a Rosarno dai carabinieri, uno dei due presunti autori del ferimento di un gruppo di extracomunitari. Che i carabinieri a Rosarno hanno preso uno dei presunti autori del ferimento di due immigrati avvenuto il 12 dicembre scorso, l'inviato Franco Bruno. Un pregiudicato di 24 anni, Andrea Fortugno, di Cinque Frondi. Sarebbe lui uno dei due responsabili della sparatoria di venerdì scorso a Rosarno contro i lavoratori extracomunitari che vivono nell'ex cartiera di Contrada Focolì. I carabinieri lo hanno identificato attraverso l'autovettura, una Panda bianca su cui viaggiavano i due giovani che hanno ferito due cittadini ivoriani, tuttora ricoverati all'ospedale di Polistena. I feriti hanno identificato Fortugno dalle foto. Gli altri due extracomunitari che erano riusciti a sfuggire alla pioggia di proiettili lo hanno riconosciuto nella caserma dei carabinieri, dove il pregiudicato è stato portato dopo la cattura sotto casa a Cinque Frondi. Fortugno, che avrebbe sparato contro i lavoratori con una 7,65, è stato riconosciuto anche da un altro extracomunitario che ha raccontato di essere stato rapinato di 500 euro dal giovane armato di un'accetta qualche giorno prima. C'è proprio un'ostilità nei confronti di queste extracomunitarie da parte della popolazione? È un episodio isolato? Cosa ci può essere dietro? No, di ostilità generalizzata da parte della popolazione rosarnese francamente non abbiamo avuto sentore. È una componente importante, numericamente importante, quella degli extracomunitari presenti a Rosarno che vengono impiegati generalmente nella raccolta agrumicola, quindi una presenza stagionale che registra specie in questi periodi dei picchi, episodi di intolleranza generalizzata non ne sono stati assolutamente registrati. La zona della cartiera, dove trovano rifugio quasi 500 lavoratori di colore, dalla sera della sparatoria è strettamente controllata dalle forze dell'ordine.